Scendiamo di categoria, ma solo apparentemente. A Italia 7 ci occupiamo pure di Serie D, basta ci sia il calcio, un pallone e appunto le nostre telecamere arrivano. E allora domenica ci occuperemo di San Giovannese Massese, è un derby importante, abbiamo tastato il polso della situazione della tifoseria del Marzocco qua a San Giovanni Valdarno, provando anche in qualche modo a fare una cosa. Guardate, chi lo batte il calcio d'inizio di San Giovannese Massese? Spero San Giovanni. Allora calci tu? Calcerò io. Siamo già pronti e caldi, ma oggi siamo pochissimi. Perché siamo... Siamo molta gente qui, tutti i pomeriggi. Neri e gli azzurri. Lui è il cuore pulsante della San Giovannese. Magazziniere, signor? Bindi Guido. Bindi Guido. Da quanti anni lavora a San Giovannese? 4 anni. Da volontario qua? Volontario. Senza il quasi. Si può dire. Volevi piegare le mani? Aprici la porta. Che c'è qua? Chi è il 10? E il 10 è di Santo. Forte. Sì. Senti, cosa fai esattamente nella San Giovannese tu? Io fo il campo, fo l'autista, il fratello l'erba. Tutto fare? Tutto da fare. È dura con la Massese? Beh, certo, è dura sì, è una squadra che viene da 2 sconfitte, quindi sappiamo anche le difficoltà che possiamo trovare anche a livello di intensità, è una squadra che deve cercare ovviamente di fare punti. E in più la terza partita è una settimana, quindi c'è da valutare tante situazioni, partita molto difficile. Sì, c'è entusiasmo sicuramente, sono ragazzi giovani e quindi quello che è bello vedere è che è un gruppo molto sano. Quello che si è prefissato con il direttore da inizio campionato è quello di avere un gruppo sano dentro, un gruppo di ragazzi da poter lavorare, un gruppo che abbia voglia di ripartire come ho voglia io da allenatore di ripartire.